Una sfida degna di Sherlock Holmes o di ogni aspirante investigatore. Delitto a regola d'arte non è un romanzo di Agatha Christie, ma una guida tutta speciale di Palazzo Ducale, ideata da due giovani che lavorano ai Musei Civici Veneziani. Obiettivo? Far conoscere i segreti del palazzo come in un gioco, attraverso un percorso costellato di quiz ed enigmi alla ricerca di un misterioso assassino. L'idea della guida, infatti, nasce da un omicidio realmente accaduto qui. È una vicenda storica realmente accaduta durante appunto il dogado di Francesco Foscari. Viene proprio accusato di omicidio il figlio del doge, Jacopo Foscari, per l'omicidio di Ermolao Donat. Noi, traendo spunto da questa vicenda storica, abbiamo realizzato un percorso che si snoda lungo tutte le sale più importanti di Palazzo Ducale, a partire dal cortile di Palazzo Ducale, dove i ragazzi o le famiglie dovranno, tramite una parte di didattica, cercare di capire quali sono stati gli sviluppi architettonici del palazzo. Poi passeranno appunto in rassegna alla sala del Senato, alla sala del Consiglio dei Dieci, il Maggior Consiglio e così via. Per ogni sala importante c'è un enigma e i bambini sono guidati appunto alla scoperta di una lettera che individua il nome dell'assassino. Si divertono i bambini ma anche i genitori? Sicuramente, per noi abbiamo indicato nel retro della copertina che è una guida dagli 8 ai 100 anni, perché secondo noi anche gli adulti saranno molto contenti di visitare Palazzo Ducale in questo modo un po' insolito e divertente. Insomma, chi sente di avere il fiuto di un Hercule Poirot si mette alla prova, lo spasso è assicurato. La guida, che costa 8 euro, è già in vendita nelle librerie e nei bookshop di Palazzo Ducale e domenica prossima 50 copie verranno regalate alle prime 50 famiglie che coi bambini vorranno sperimentare il percorso. Questa è La testa del doge, la nostra caccia al colpevole. Parte da qui.